sabato 12 febbraio, undicesima giornata mondiale della radio. La comunicazione fra cielo e terra. Con noi abbiamo la direttrice del Museo MUMEC, MUMEC appunto il Museo dei Mezzi di Comunicazione, Valentina Casi, e il curatore scientifico Fausto Casi, il professor Fausto Casi. Buongiorno. Quindi partirei subito da Valentina, dalla nostra direttrice. È una giornata mondiale riconosciuta proprio dall'UNESCO. Sì, allora diciamo che il Museo dei Mezzi di Comunicazione è da molti anni coinvolto in questa programmazione proprio con i centri per l'UNESCO. In Italia esistono 3 centri per l'UNESCO che sono Arezzo, Firenze e Torino e il Museo dei Mezzi di Comunicazione è in convenzione ufficiale proprio con questi 3. Il tutto è nato proprio da una collaborazione nata per la giornata mondiale della radio, quindi questo è un po' un evento di punta presentato proprio dai centri UNESCO a livello mondiale. Oh. Esatto, la tematica dell'UNESCO di quest'anno per il 2022 è la radio e la fiducia. Proprio per questo, con questa fiducia, con questa volontà di aver fiducia in tutto questo momento, abbiamo deciso di presentare un evento in presenza, quindi al museo saremo alle 10.30 appunto di sabato 12 febbraio. Esatto, diciamo che in presenza sarà l'evento e ovviamente con anche tutti i collegamenti online sia per il pubblico che per alcuni ospiti, quindi sarà un momento molto diciamo dinamico perché sarà coinvolta mezza Italia, si potrebbe dire. Voglio dire, in questo caso la comunicazione, la tecnologia ha reso possibile ciò di potersi collegare da tutte le parti, da dove uno vuole, del mondo, no? Sicuramente, insomma, a partire appunto il Centro per UNESCO di Torino, che sarà connesso assieme al Museo per la Televisione e la Radio RAI di Torino, e il Centro UNESCO di Firenze, che sarà in presenza, che si collegherà proprio con anche la sede RAI Toscana, quindi la comunicazione è veramente al centro di questa grande giornata. Che poi, voglio dire, negli ultimi tempi la comunicazione è stata preponderante, no? Anche per tutti i cittadini italiani, indipendentemente dal prima, ma ha fatto la differenza. Si è sicuramente voluta e si è resa maggiormente accessibile, quindi noi diciamo questo vogliamo sottolinearlo sfruttando quelle che sono le tecnologie del futuro, ma imparando com'è stata la tecnologia, com'è arrivata proprio nel passato. La storia. Carissimo professore Fausto Casi, quindi i relatori saranno tanti. Sì, devo dire sono molti quelli che faranno un saluto e una per testimoniare la presenza a questa importantissima giornata mondiale. Certo. E quindi, ecco, diceva Valentina, la RAI, diceva i centri UNESCO, ma oltre a questo poi ci saranno anche i saluti proprio delle istituzioni, quindi della Regione Toscana, con Marco Casucci, ci saranno il sindaco di Arezzo Ghinelli e un assessore che ha dato la sua disponibilità, che è Alessandro Casi, che verranno a dare la testimonianza di partecipazione a questa importante iniziativa. In più ci sarà in presenza proprio io che farò la relazione scientifica, certo, diciamo così, della storia, sulla storia della radio, che con i collegamenti in particolare abbiamo trovato proprio un tema tra cielo e terra, proprio perché abbiamo voluto indicare come lo sforzo umano nei primi del Novecento in particolare ha dato delle risposte chiare che oggi sono prese per scontato, no? Perché ci si collega dagli aerei in tutto il mondo, o addirittura dallo spazio. In andata e ritorno con le navicelle che vanno e che vengono ancora con difficoltà, però insomma già si comincia ad avere questo tipo di collegamento. Noi vogliamo quindi puntare questo tema fra cielo e terra perché verrà come in presenza proprio il presidente dell'AIRE, l'Associazione Italiana della Radio d'Epoca, sì, abbiamo visto che io ho fondato nel 1990 e che è oggi il presidente, che è torinese, che a settembre passato a Orbassano, presente anche io, ho partecipato come MUMEC, come Museo dei Mezzi di Comunicazione, ad una rievocazione di un evento importantissimo che nel 1915 Marconi ha fatto come esperimento, primo esperimento in Italia del collegamento fra cielo e terra, mettendo, che non è, ai tempi non era così scontato, no, mettendo per la prima volta un'apparecchiatura che noi vediamo qui nelle slide, eccetera, un piccolo apparecchio che si chiama Marconcina, fatto quindi dalle officine Marconi di Genova del 1912, e nel 15 è stato montato per la prima volta su un apparecchio, su un aereo, sì, aereo italiano, appunto, che vedremo poi dopo anche qui, eccetera, e abbiamo rifatto questo esperimento vero con le apparecchiature dell'epoca, con l'aereo dell'epoca, e quindi verrà questo presidente
Andrea Ferrero, che appunto porterà la sua testimonianza come organizzatore di quell'evento. E qui dimostri, vediamo ricevitore. Questo è il ricevitore proprio che è stato utilizzato a terra, perché nell'aereo c'era solo il trasmettitore a scintilla e basta, non poteva esserci spazio per... L'importante è comunicare, farlo conoscere ai ragazzi, certo. Perché oggi, ritorna appunto dalla direttrice del MUMEC, cioè, è importante... Voi anche fate tantissime lezioni ai ragazzi delle scuole, sì, elementari, delle scuole medie. Esatto, allora il Museo dei Mezzi di Comunicazione nasce proprio per essere didattico. Un evento come questo, di questo tipo, come la veramente undicesima giornata mondiale della radio, vuole sottolineare una delle tematiche che viene trattato dal museo. Il sottotitolo è suono, scrittura e immagine, quindi si va sempre comunque a poter cambiare anche argomento, a differenziarsi. La comunicazione è ovviamente il tema che va a raggruppare tutto, e questa giornata di sabato appunto 12 alle 10.30 al museo va veramente ad abbracciare un grande panorama di proprio interventi, quindi di relatori, ma anche a livello storico, comunque una grande presentazione di una comunicazione che oggi è scontata, ma prima nella storia non era stato assolutamente così. Quindi di imparare come è arrivato proprio il primo tipo di comunicazione della storia a larga distanza, insomma, da cielo a terra, è veramente anche perché interessante. Per i bambini è un gioco. Certo. È un gioco, sì. Però effettivamente capire quali sono state le difficoltà, uno se pensa in tempo di guerra a queste radio che ancora in qualche casa ci sono e si aspettava, certo, la comunicazione, era l'unico modo per essere in contatto con il mondo. Oggi basta un click e si sa tutto di tutti. Infatti, sì, quindi il mondo globalizzato, diciamo, che nasce proprio anche con il primo prototipo di comunicazione che è stata proprio la radio, e anche per questo proprio che si sceglie di celebrarla, perché comunque porta la comunicazione anche in posti difficilmente raggiungibili. E ancora ci sono posti difficilmente raggiungibili. Sì. Allora, per accedere a questo evento, Valentina? Per accedere all'evento l'ingresso è gratuito, non ci sono obblighi di prenotazione, ovviamente consigliabile. Unico obbligo è l'accesso con Green Pass e Super Green Pass e mascherina. E comunque l'evento sarà anche mandato online in tutte le piattaforme, Facebook del museo, di uno dei centri UNESCO, e anche su Ameria Radio, che è una radio patrocinata appunto da AIRE, che sarà uno dei enti principali proprio con cui l'evento è costruito, quindi l'Associazione Italiana per la Radio d'Epoca. Poi posso dire in chiusura una cosa, cioè chi vuol visitare il museo MUMEC, che si trova ad Arezzo in via Ricasoli, può farlo tranquillamente, ci sono degli orari, però basta guardare in piattaforma. Super accessibile, super aperto, e quindi sempre più in questo momento. Perché è importante dirlo, perché Fausto effettivamente ha passato una vita per questo museo, va detto, l'abbiamo visto nascere insieme. Sì. Giusto? Vero, sì. Allora, lo ricordo anch'io, sabato 12 febbraio alle 10.30 al Museo dei Mezzi di Comunicazione in via Ricasoli ad Arezzo, ci sarà appunto l'undicesima giornata mondiale della radio, la comunicazione fra cielo e terra. E ringrazio i miei ospiti. Grazie.